Cari amici, veniamo da un 25 aprile che, come al solito, è stata un'occasione anche di polemiche, di recriminazioni. Il 25 aprile dovrebbe essere in primo luogo la data nella quale si rende omaggio a quanti hanno combattuto la dittatura fascista, a quanti hanno pagato con la vita, con il carcere, con le persecuzioni, quel ventennio terribile che ha conosciuto l'Italia. Come al solito vi sono stati tentativi di banalizzazione di questa data, che non può essere banalizzata, ha avuto ragione a dirlo il presidente Mattarella. Il fascismo ha significato tante cose, ha significato l'assassinio di Matteotti, l'aggressione, la morte di Piero Gobetti, di Giovanni Amendola, dei fratelli Rosselli, il confino, il carcere, per tanti democratici di tutti gli orientamenti politici. Ha significato il carcere per Antonio Gramsci, per Sandro Pertini, Pajetta, il confino per tanti intellettuali. Ha significato 600.000 morti nella guerra voluta da Mussolini per tentare di agganciarsi all'avanzata di Hitler in Europa. 600.000 morti. Ha significato la tragedia degli alpini e dei soldati in Russia. Ha significato la vergogna senza limite delle leggi razziali, bambini strappati dalle scuole, dalle famiglie, docenti impossibilitati a continuare la propria attività nelle scuole perché ebrei, rastrellamenti compiuti dai fascisti di ebrei a Roma, a Milano, in altre realtà d'Italia, ebrei inviati nei campi di concentramento. Ha significato anche 60.000 militari italiani che si sono rifiutati di combattere per Hitler negli anni, nei mesi della Repubblica di Salò e sono stati inviati nei campi di concentramento. 60.000 di questi soldati che si sono rifiutati di combattere per Hitler e per la Repubblica Sociale sono morti. Ha significato anche una cosa grave per la nostra patria. Lo ricordo sempre io a quelli che parlano della nazione. Il fascismo ha prodotto la mutilazione dell'Italia. Perché con la guerra fascista noi abbiamo perduto l'Istria, una parte della Dalmazia, Pola, Zara, e abbiamo corso il rischio di perdere anche Trieste, che è tornata all'Italia un decennio dopo la fine della guerra. Ovviamente sono stati anni anche di guerra civile, di assassini non giustificati anche da parte di partigiani. Sono stati anni terribili nei quali si è conosciuta anche la barbarie delle foibe in Istria, la barbarie ad opera dei comunisti di Tito. Ovviamente in questo caso si dimentica di dire che anche quella barbarie, che non ha giustificazione, ovviamente, parte dagli assassini fatti dai fascisti negli anni di occupazione dell'Istria, dall'invio nei campi di concentramento di popolazioni slave, dalla pulizia etnica fatta dai fascisti allora. E le foibe furono l'insieme di una vendetta, ma anche di una barbarie propria dei comunisti titini. Il fascismo è stato tutto questo, una tragedia. Ora,
Ci si lamenta perché diventa ripetitiva questa solfa dell'antifascismo del 25 aprile. C'è stato un periodo nel quale era diventata una cosa rituale, un po' stanca, una liturgia un po' banale anche, la celebrazione del 25 aprile. Ma in questi anni siamo stati costretti a riscoprire quei valori rappresentati dal 25 aprile. Un solo esempio. Quando si propone come presidente del Senato il senatore Ignazio La Russa, che si è vantato e non ha mai rinnegato quella sua posizione, di avere nella sua abitazione il busto di Mussolini, e beh, poi bisogna rendersi conto che la gente un po' di preoccupazione ce l'ha, o perlomeno un po' di indignazione, anche perché Mussolini è quello che ha rivendicato con orgoglio perfino l'assassinio di Matteotti, che ricorderemo, credo, il 10 giugno, nel centenario della sua morte. Come dire che vi sono elementi permanenti di ambiguità rispetto a una tragedia che richiederebbe posizioni nette e definitive. Non è stata una parentesi nella storia dell'Italia e non è stata neanche una cosa banale. No, è stata una fase di barbarie che ha prodotto quelle tragedie di cui parlavo un attimo fa, dalle centinaia di migliaia di morti, alle persecuzioni, alle torture, alle stragi di civili, da Marzabotto ai tanti comuni nei quali sono stati massacrati cittadini inermi, e ha prodotto anche la mutilazione dell'Italia, che ha perduto l'Istria e ha rischiato di perdere Trieste. Bene, quello che dobbiamo contrastare oggi è un clima generale un po' autoritario, un po' di delirio di onnipotenza da parte di esponenti di questo governo. Vedremo se almeno in occasione dell'anniversario dell'assassinio di Matteotti riusciamo almeno in quell'occasione ad essere uniti e a inchinarci davanti alla memoria di questo parlamentare socialista che sapeva di morire, ma ha mantenuto la testa alta, come gli altri esponenti dell'antifascismo che ho ricordato, da Gobetti a Gramsci, ai fratelli Rosselli, a tanti esponenti della cultura laica, del mondo cattolico, imprenditori e operai, monarchici e repubblicani, quanti ritenevano che la libertà fosse un bene non negoziabile. Abbiamo un esempio di arroganza del potere che ci riguarda oggi direttamente. Il blocco dei fondi sviluppo e coesione che riguardano tutto il Mezzogiorno d'Italia, Sardegna, Sicilia, Campania e Puglia, e che riguardano specificamente la Regione Campania. Da un anno sono bloccati 6 miliardi di euro che dovrebbero servire ad aprire cantieri, a fare lavori, a creare occupazione giovanile, a sviluppare iniziative culturali. Nessuno di noi ha capito che cosa si stia aspettando per sbloccare questi fondi che appartengono alle regioni, non al governo.
Il governo nazionale è destinatario del 20% dei fondi sviluppo e coesione, per legge dello Stato, non perché lo dica io. Quindi il governo nazionale può disporre di quel 20%. L'80% dei fondi di coesione appartengono alle regioni e su quelli decidono le regioni, non il governo nazionale. Il governo ha titolo solo per verificare che non ci siano sovrapposizioni o incoerenze rispetto agli interventi del PNRR. Questo è giusto, ma non ci vuole un anno per verificare le coerenze. Una palude burocratica che blocca possibilità di lavoro, che blocca i fondi per i campi flegrei, che blocca le iniziative per la cultura e così via. A proposito dei fondi sviluppo e coesione, su richiesta della Regione Campania, il Consiglio di Stato ha anticipato l'udienza di merito al 9 maggio. Ci auguriamo ovviamente che anche prima del 9 maggio si possa firmare l'accordo di coesione con il governo nazionale da parte delle quattro regioni meridionali che sono ancora fuori da questo accordo. Abbiamo notizie importanti che riguardano poi la Campania. Abbiamo approvato dopo 20 anni la nuova legge urbanistica della Regione Campania. È stato un lavoro che è durato anni, un lavoro di confronto, di consultazione con il mondo delle imprese, con il mondo sindacale, con i ceti professionali, con le università, con le associazioni ambientaliste. Non abbiamo voluto approvare la legge urbanistica nuova, eravamo quasi pronti anche gli ultimi mesi della scorsa legislatura. A me non è parso giusto approvare una legge importante agli sgoccioli di una legislatura. Lo abbiamo fatto adesso, perché la materia urbanistica è una materia di competenza del Consiglio regionale, non della Giunta. E dunque era doveroso avere il massimo di confronto e di dibattito. Credo che sia stato approvato un testo francamente straordinario, frutto di uno sforzo di semplificazione. Io ho insistito molto anche con i nostri uffici, con i nostri assessori, perché si arrivasse ad una semplificazione della norma urbanistica. Un risultato importante che può mettere in movimento l'economia della trasformazione urbana nel rispetto dei territori e dell'ambiente. Si facilitano operazioni di rigenerazione urbana, di riqualificazione dei quartieri, si incentivano anche investimenti dell'imprenditoria privata che riceve un vantaggio se fa operazioni di riqualificazione degli immobili o anche se demolisce e ricostruisce con un aumento poi di volumi a parità di suolo consumato. È davvero una cosa importante, che ovviamente consegna anche responsabilità ai comuni, che rimangono i principali attori della gestione urbanistica. Siamo veramente soddisfatti, molto soddisfatti. Credo che la Regione Campania abbia prodotto, oggi come oggi, la legge urbanistica più avanzata d'Italia. Più avanzata d'Italia. La più semplice, la più utile, la più equilibrata nel rapporto fra investimenti e tutela dell'ambiente e del territorio. Abbiamo approvato anche il piano per la gestione delle aree demaniali della fascia costiera. Anche questo è stato un lavoro importante che ha avuto un confronto intenso con tutte le parti sociali interessate e con i comuni interessati.
Un altro elemento di valore straordinario riguarda l'avvio del programma di trasformazione urbana nella città di Napoli, nell'area di Piazza Garibaldi. È un programma di trasformazione urbana che è partito dalla regione e dalla decisione della regione di realizzare nell'area dello scalo ferroviario di Piazza Garibaldi, la nuova sede della Regione Campania, per risparmiare 15 milioni di euro l'anno di fitti passivi che paga la Regione. Abbiamo deciso di fare questo investimento che produrrà anche un vantaggio dal punto di vista ambientale della vivibilità, evitando l'ingresso nel cuore della città di quanti hanno bisogno di raggiungere gli uffici della regione, quindi avremo aria più respirabile, maggiore tutela dell'ambiente. È un progetto, attualmente è l'unico progetto finanziato su Piazza Garibaldi, perché abbiamo discusso anche in questi giorni di un programma enorme di riqualificazione urbanistica dell'area di Piazza Garibaldi. Ad oggi le uniche risorse stanziate sono quelle della Regione. 100 milioni di euro per coprire il fascio binario dell'EAV da Porta Nolana a Piazza Garibaldi, per realizzare parcheggi interrati. Abbiamo stanziato oltre 300 milioni di euro per la nuova sede, ma anche per fare un parco pubblico a Via Ferraris di fronte all'Hotel Ramada, per realizzare un collegamento in tunnel dall'area ferroviaria al centro direzionale di Napoli. Credo che sia davvero un progetto estremamente ambizioso. È partita la gara per la progettazione di tutto questo intervento urbanistico. Nuova sede della regione, parco, risistemazione dell'area di Piazza Garibaldi. Abbiamo avviato un concorso internazionale di idee. Ci auguriamo di poter realizzare anche un'opera di grande architettura contemporanea quando realizzeremo la sede della Regione Campania. Qualcosa di cui essere davvero molto soddisfatti. Dobbiamo rimanere concentrati e, come dire, non perdere un minuto di tempo. Per quello che riguarda la Regione, noi contiamo, da quando avremo il progetto esecutivo disponibile, di realizzare la nuova sede in 2 anni e mezzo, 3 anni. Lavorando anche di notte, ovviamente, quindi quando facciamo ormai i capitolati di gara, noi prevediamo sempre il triplo turno per lavorare 24 ore su 24. Siamo molto fiduciosi e anche molto soddisfatti. Notizie interessanti per quanto riguarda la sanità. Intanto, come avete sentito, abbiamo un risultato importante da rivendicare. La Commissione competente del Senato della Repubblica ha approvato l'abolizione del numero chiuso alla facoltà di medicina. Stavamo facendo una battaglia contro quella che a me pare veramente un'assurdità, oggi come oggi. Dunque un primo risultato importante anche della nostra battaglia. È caduto questo muro di indifferenza, questo rifiuto di discutere di questo tema. Detto questo, ovviamente poi devo invitare i nostri concittadini ad essere molto prudenti. È un passo in avanti, ma vi sono ancora molti elementi non chiari, equivoci,
Si parla di un test dopo 6 mesi. Si parla comunque di un numero limitato collegato alle scuole di specializzazione. Non vorrei che anche questo annuncio fosse un annuncio solo propagandistico. Ci sono cose che vanno chiarite, che vanno rese, come dire, praticabili. Ci sono preoccupazioni avanzate da settori medici, sinceramente non credo che possiamo preoccuparci del fatto che fra 10 anni avremo i disoccupati. Possiamo verificare tranquillamente in corso d'opera come evolve la situazione. Quello che è certo è che avremo decine di migliaia di medici che mancano all'appello perché vanno in pensione. E in ogni caso, ognuno si assume la responsabilità per le scelte che fa. Poi decideranno le situazioni di fatto. Potremmo dire con una battuta che ci sono tanti disoccupati anche laureati in giurisprudenza o in lettere e filosofia, in sociologia. Non mi pare un argomento fortissimo. Quello che sicuramente richiede una riflessione è, come dire, il tema dei finanziamenti, del rapporto con le scuole di specializzazione, della non subordinazione dei giovani medici laureati che fanno le scuole di specializzazione e a volte sono bloccati dai docenti universitari. Ci sono tante cose che vanno chiarite in un paese che dovrà decidersi a diventare moderno, moderno. E soprattutto di fronte ad un sistema sanitario pubblico che rimane profondamente in crisi, con stanziamenti nazionali che al di là delle chiacchiere sono inferiori di miliardi di euro alle necessità minime. Dunque prendiamo atto che è caduto un muro quando si parla della facoltà di medicina, ma dobbiamo stare attenti perché non tutto è risolto. Non tutto è risolto e dobbiamo fare in modo che non ci si trovi di fronte ad un altro annuncio propagandistico. Noi continueremo a seguire puntigliosamente l'evoluzione di questo iter legislativo. Ovviamente, come al solito, dopo l'approvazione ci vogliono i decreti attuativi. Seguiremo con l'attenzione necessaria. Per quanto riguarda la sanità, abbiamo inaugurato l'ospedale di comunità a Rocca d'Aspida, era un impegno che avevamo assunto. Credo che sia il primo ospedale di comunità che arriva a completamento. Adesso dobbiamo organizzare il personale, ma a brevissimo parte con tutte le attività previste. Abbiamo anche notizie importanti che segnalano l'eccellenza della sanità campana, nonostante le carenze che abbiamo, pesanti, di personale e di risorse. Siamo l'ultima regione d'Italia, ve lo ricordo. Per quanto riguarda i finanziamenti e il numero degli addetti della sanità pubblica. Una notizia bella dall'ospedale di Battipaglia, l'unità operativa di chirurgia generale diretta dal dottor La Rocca ha eseguito un intervento molto significativo di ricostruzione della mammella dopo una mastectomia, con l'utilizzazione di un lembo del muscolo grande dorsale. Ecco, con una nuova tecnica mini-invasiva che è stata operata dall'unità operativa di chirurgia generale di Battipaglia.
è una delle tante notizie di eccellenza che dobbiamo diffondere di più e che valgono il doppio, tenendo conto delle risorse che abbiamo a disposizione. Una notizia importante riguarda Caivano. A Caivano vanno a concludersi i lavori della centrale operativa territoriale. Siamo stati qualche giorno fa sul cantiere. Il termine per la centrale operativa territoriale è previsto al 31 maggio di quest'anno. Poi contiamo di far partire i lavori per una casa di comunità a inizio giugno e per un ospedale di comunità a inizio luglio. Cioè a Caivano facciamo un intervento nel campo della sanità di grandissimo rilievo: centrale operativa territoriale, casa di comunità, ospedale di comunità. Dovremmo avere anche due nuove farmacie che si aprono nel comune di Caivano. Ne approfitto per richiamare anche alcuni altri interventi che abbiamo previsto per Caivano. Abbiamo lanciato un'iniziativa, la Primavera di Caivano, per lanciare anche messaggi positivi da Caivano, oltre che per comunicare i programmi concreti che abbiamo avviato. E partono a breve i lavori di chiusura dei porticati del colonnato al rione Mattoni Rossi e Parco Verde, con un investimento di 3 milioni di euro deciso dalla Regione e da ACER, l'Agenzia per l'Edilizia Pubblica. Abbiamo aperto lo sportello lavoro della Regione Campania nei locali dell'ASI, l'area di sviluppo industriale di Caivano. Abbiamo stanziato poi 7 milioni di euro come regione per le politiche sociali e soprattutto per gli incentivi per la nuova occupazione. La regione ha dato un contributo di 7.000 euro a fondo perduto per le imprese che assumono a tempo indeterminato, lavoratori a Caivano. 2.500 euro di contributo per i contratti a tempo determinato. 25.000 euro di contributo per iniziative di autoimpiego per chi intenda aprire una impresa privata. 25.000 euro di contributo. Favoriamo anche programmi di formazione professionale presso le aziende. Ne approfitto per dire che daremo una mano anche per altri programmi formativi che riguardano altre aziende che si sono salvate in questo periodo. A cominciare ovviamente dai lavoratori della Ipercop di Nola e da Fragola che sono stati ricollocati con una iniziativa anche molto attenta della regione e con l'impegno di un imprenditore che avrà tutto il supporto necessario. Tornando a Caivano, Primavera di Caivano significa un programma di iniziative culturali e spettacolari per dare, ripeto, un messaggio anche positivo da Caivano. Partiamo con un'iniziativa di eventi culturali, realizziamo concerti con Big Mama, con i Sonora Junior Sax, con l'Orchestra Verticale dei Giovani della Regione Campania. Un concerto di chiusura con The Colors, gruppi molto conosciuti ovviamente dai giovani, che, come dire, avranno modo di vivere anche un clima di serenità e di fiducia per il futuro. Big Mama e The Colors avranno incontri anche con gli studenti delle scuole di Caivano.
Abbiamo anche un'attività formativa di teatro, danza, musica, artisti di strada a cura di Lello Arena. Ci saranno anche altri spettacoli con Lello Arena e James Senese, con Lello Arena e Nino Frassica. Insomma, produrremo poi un video artistico a cura di Franz Cerami con i volti, i giovani, le persone, le famiglie di Caivano. Un bel programma che vede interventi nel campo della sanità, nel campo dell'urbanistica, nel campo del teatro, della musica, dello spettacolo. Messaggi di speranza che vorremmo arrivassero da Caivano a tutta la regione e a tutto il nostro paese. Vi ho detto della soluzione ad oggi della crisi dell'Ipercoop ad Afragola. Vi sono altri interventi significativi che riguardano il territorio. Sono partiti i lavori per il sottopasso ferroviario a Pestum, a fianco alla stazione ferroviaria, per collegare i due pezzi della città, un intervento che era atteso da una ventina di anni. Questo intervento era compreso nel piano di sviluppo e coesione di cui parlavo all'inizio, che rimane bloccato da parte del governo nazionale. Abbiamo fatto uno sforzo di bilancio perché avevamo un progetto esecutivo pronto, abbiamo fatto la gara ed era importante non perdere tempo. Per quanto riguarda gli eventi culturali, è partito l'evento del Comicon e la mostra d'Oltremare, vi sono già numeri straordinari. La Regione Campania finanzia questo evento che porterà a Napoli 150.000 visitatori in questo fine settimana. Parte a Salerno la Fiera del Crocifisso, esperienze e personaggi del Medioevo in tutto il centro storico di Salerno. E parte poi un altro evento bello che finanzia la Regione Campania, i treni storici che raggiungono alcuni luoghi simbolo della cultura, della storia della nostra regione. Parte questo il programma di questa estate, primavera-estate 2024. Parte l'archeotreno che congiunge la città di Napoli con le aree archeologiche di Pompei, di Pestum e di Velia, dichiarate dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. La prima corsa domenica 5 maggio. Parte il Reggia Express da Napoli Centrale, direttamente davanti all'ingresso della Reggia di Caserta. La prima corsa sabato 11 maggio. Il Pietrarsa Express, il treno storico che congiunge il centro di Napoli con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Prima corsa 19 maggio. Parte l'Irpinia Express, il treno storico che percorre la linea ferroviaria dell'Irpinia, Avellino, Rocchetta Sant'Antonio. Prima corsa domenica 2 giugno. Sono poi confermati gli itinerari da Napoli a Fragneto Monforte in occasione del Festival Internazionale delle Mongolfiere e da Napoli a Pietrelcina per l'anniversario della scomparsa di Padre Pio, percorrendo la ferrovia del Sannio, la linea turistica della Fondazione Ferrovie dello Stato. È un'iniziativa che è giunta alla nona edizione. La Regione Campania investe in questa iniziativa per il triennio 2022-25
2 milioni e 100 mila euro ed è realizzata in collaborazione dall'ACAMIR, la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e Ferrovie dello Stato Treni Turistici Italiani. Dunque, continuiamo a lavorare nel campo della sanità, del territorio, delle leggi regionali destinate a creare nuovo sviluppo e a batterci perché la palude burocratica romana, i ritardi nazionali siano rimossi e siano, come dire, bruciati i tempi per nuovi investimenti, perché non ci possiamo consentire il lusso di perdere anni di tempo nella palude burocratica a fronte della domanda di lavoro che viene dalle giovani generazioni e da tutti i territori, soprattutto delle aree meridionali. Mi fermo qui, un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.